Grande Fratello VIP 2, esce Jeremias. E c'è il primo finalista. Grande Fratello VIP 2, Bikini Hot, a novembre. Aida al centro del gossip. Roma, 14 novembre 2017 arrivano le eliminazioni eccellenti al Grande Fratello VIP 2. La decima puntata del reality più visto d'Italia regala colpi di scena, clamorose rivelazioni e dichiarazioni d'amore. Mentre su Rai 1 va in onda la disfatta dell'Italia del pallone, su Canale 5, una Hilary Blasi in total black, apre le porte della casa più spiata d'Italia dove il primo a entrare con la voce è Alfonso Signorini per bacchettare Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, accusati di essere esageratamente focosi. La rivolta del web fuori, sono troppo sceni, viene liquidata con una breve ramanzina ai due innamorati, per poi passare all'altra coppia della casa, Aida Jespica e Jeremias Rodriguez. Il fratellino di Belen è cotto al punto giusto. Mi piace una persona, Aida è una grande donna, ammette candidamente l'argentino, mentre la sexy venezuelana è più titubante. Ho bisogno di tempo, dichiara la Jespica dopo aver visto un filmato delle coccole settimanali che si sono scambiati i due. E dallo studio la Blasi avverte, avevamo invitato Giuseppe Lama ma non è voluto venire. La sensuale sudamericana non sembra troppo dispiaciuta, vuole del tempo per pensare a se stessa e i chiarimenti con l'ex, meglio farli lontano dalle telecamere. La dichiarazione d'amore davanti a tutta Italia di Jeremias non basta, almeno per ora, lei gli dà il 2 di picche. Da parte mia c'è solo una grande amicizia, asserisce prima di venire frizzata. Jeremias ironicamente dice, che faccio, la bacio? E aspettando il bacio che non arriva Jeremias conosce l'esito del televoto. L'argentino è in nomination insieme a Giulia De Lillis, Cristiano Malgioglio, Luca Onestini e Raffaello Tonnon. Questi ultimi due sono i primi a sapere il verdetto, per loro il gioco continua. E i Salvi annunciano il terzo concorrente che può continuare l'avventura nella casa, Giulietta, l'esperta di tendenze, che ringrazia le sue bimbe. Cresce, dunque, l'attesa per Jeremias e Malgioglio. Il paroliere riceve una sorpresa travolgente, per lui c'è il messaggio del nipoterino e scattano le lacrime. Piange anche Jeremias quando riceve la lettera dal carcere, San Vittore, cella 116, Fabrizio Corona gli manda un lungo messaggio di stima e di affetto. Dopo le lettere dal carcere non quelle di Antonio Gramsci gli inquilini si dividono in due gruppi. Con Jeremias vanno la sorella Cecilia, il cognatino Moser, l'amica del cuore Aida, contrastata, poi Bossari, la De Lillis e la Marazzova, mentre con Malgioglio restano solo Tonnon, Onestini e Flaherty. Dopo tanta attesa, alla fine, arriva il verdetto definitivo, l'argentino è fuori dalla casa. Ma la serata è tutta per lui perché appena arriva in studio si confronta con Simona Izzo, con cui ha avuto molti contrasti dentro la casa. Ma Marco Predolin gli ruba la scena e ci litiga lui, ancora una volta, con la regista. Dentro la casa l'adrenalina è ancora alle stelle quando la Blasi annuncia una seconda eliminazione. I VIP si dividono in due gruppi a seconda di come si erano schierato al momento del precedente verdetto. E partono due micidiali catene di salvataggio. La prima, Ivana salva Giulia che poi salva Ignazio, quindi Cecilia e Aida. La seconda catena, più breve parte Raffaello che salva Luca il quale fa il nome di Lorenzo. I due non salvati, Malgioglio e Bossari convinti di essere a rischio eliminazione possono trascinare in nomination un'altra persona. Il paroliere fa il nome della Jespica, che non la prende bene tanto che i due litigano animatamente, e il VAI milanese punta il dito contro Giulia.
questi quattro vanno tutti al televoto flash, loro pensano di avere i minuti contanti dentro la casa e, invece, da questi quattro nomi uscirà il primo finalista dell'edizione 2017 del GF VIP. E, lo scherzetto continua a televoto chiuso. La Blasi tuona, ora vi dirò chi è l'eliminato. E così parte il giro dei discorsi di commiato dei quattro in VIP in ballo. Bossari, sono sereno, questa esperienza mi ha cambiato. Idem la De Lillis, mentre Malgioglio e Lai Espica continuano a litigare perché lei lo accusa di averla tradita. La Blasi annuncia, l'eliminata è Giulia che deve venire subito in studio. Pianti, abbracci e ancora lacrime per il finto addio. E, così, la romana arriva in studio e scopre che è tutto un bluff, Giulia De Lillis è la prima finalista. Torna, dunque, in casa ma non prima di aver sancito la pace anche con Signorini con un abbraccio un po' freddino, per la verità. Appena Giulia rientra in casa parte il balletto delle nomination. La finalista che è anche capitano è immune. Nel meccanismo tutti contro tutti con la possibilità di fare due nomi, finiscono al televoto, Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez, Cristiano Malgioglio e Ivana Mrazova. Jeremias Rodriguez prima dall'eliminazione.